proseguiamo con il secondo brano in concerto, a Huntingdon Celebration di Philip Alan Spark. Nato a Londra nel 1951, Philip Spark ha studiato composizione, tromba e pianoforte al Royal College of Music di Londra. È proprio durante questi anni di college che in Spark sboccia l'amore per le bande e da qui cominciano le composizioni per fanfare e bande e tutte queste formazioni di fiati. Ma questo brano come nasce? L'Huntingdonshire Concert Band è una banda che si trova per l'appunto a Huntingdon nell'ovest della Gran Bretagna. Banda di recente costituzione, nasce nel 1993 e nel 2001 ha invitato il compositore Spark per un master di un weekend. Nasce un'amicizia e il compositore nel 2003, in occasione del 10° anniversario della fondazione del gruppo, decide di scrivere un brano celebrativo. Nasce così a Huntingdon Celebration. Il brano si apre con un tema da fanfara che domina l'intera composizione. Fanno la loro comparsa i clarinetti, i sassofoni, che presentano un tema presto ripreso dall'intero gruppo. Lo stesso tema viene poi ripreso dagli ottoni in un tempo legato per poi chiudersi con il tempo iniziale e con la ripresa del motivo da parte dell'intero gruppo. Di Philip Alan Spark, a voi ad Huntingdon Celebration. Thank you.
Pastoral de Provence di Franco Cesarini. Nato nel 1961 a Bellinzona in Svizzera, Franco Cesarini studia a Milano al Conservatorio Giuseppe Verdi, dove si diploma in flauto traverso. Nel 1989 vince un concorso e gli viene assegnata la cattedra di direzione e orchestrazione presso il Conservatorio di Zurigo. Nel 1998 assume la direzione al Conservatorio e alla Filarmonica di Lugano. Il brano che state per ascoltare è stato composto in onore del compositore provenzale Darius Milhaud. Franco Cesarini ci accompagna sui sentieri provenzali nei dintorni di Avignon, attraverso melodie tradizionali della regione. Per meglio sottolineare il carattere unico, il brano è composto sull'impianto classico di una suite in quattro tempi, ognuno dei quali dedicato ad un personaggio che possiamo incontrare durante il nostro viaggio in Provenza, e ogni singolo tempo affronta un genere musicale diverso. Avremo la villageoise, la paesana, una ronda, le petit berger, il pastorello, una musette, la princesse, la principessa, una pavane, e le lutin, il folletto, una farandole. Sono questi i quattro personaggi che incontreremo nel corso del nostro viaggio. Di Franco Cesarini, a voi, Pastoral de Provence. Thank you.
Thank you.
la banda musicale di Shambhala.